Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare una cosa facilissima: il controllo dell'olio del nostro SH300. Il controllo e il rabbocco, cioè l'aggiunta di nuovo olio, la possono fare tutti quanti, e anche voi femminucce. Ora vi spiego passo per passo come farlo. Ok, cominciamo subito. Andiamo a controllare l'olio e se manca lo aggiungiamo. Andiamo! Il lavoro va fatto a motore freddo, o se è caldo aspettiamo 5 minuti, 5-10 minuti che si raffredda e che l'olio scenda tutto quanto verso il basso, perché si trova in circolo, perché il motore lo fa camminare internamente. Come prima cosa dobbiamo trovare la marmitta. La marmitta è questa qua. Stando seduti sopra il motorino ce l'abbiamo dietro la gamba destra. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta, questo è uno Scotex, anche un fazzoletto, qualsiasi pezzo di carta, e dobbiamo andare a svitare il tappo, che è questo qui, vedete questo qua grigio? Questo è il tappo dell'olio. Per non sporcarci inizialmente diamo una pulita, facciamo così perché in genere questo tappo è sporco di olio. Ok, abbiamo aspettato, il motore è freddo, andiamo a smontarlo. Svitare in senso anti-orario. Se è duro o se ancora è caldo possiamo utilizzare anche la carta e svitarlo. Eccolo. Allora, l'ho svitato. Prima cosa da fare, sempre col nostro pezzo di carta, è pulire. Non dobbiamo ancora controllare perché è tutto sporco. Io pulisco bene bene, una volta che è asciugato bene bene questa parte qua, la infilo per misurare l'olio. Non bisogna avvitare, l'onda è fatta così, a differenza dei motori piaggio che bisogna avvitare ed estrarre, l'onda bisogna semplicemente appoggiare. Appoggio fino alla fine, così, al massimo che possiamo entrare, e poi dopo estraggo. E eccolo qua, lo metto in orizzontale così e cerco di vedere l'olio. Cerchiamo di analizzare. Come si vede è arrivato qua, è a metà. Questo è il massimo e questo è il minimo, quindi l'olio si trova in posizione ottimale, vedete qua, ottimale. Quindi se non siamo convinti ripulisco così. Mi raccomando, fate piano perché se no la stecca dell'olio si spezza. Quindi adesso l'ho pulita, vedete che è pulita, ora la rimetto e li estraggo, eccolo qua. Sì, possiamo confermare che si trova qui a metà, l'olio è perfetto. Se per caso io estraggo e trovo che l'olio non c'è, la linea completamente asciutta, che cosa devo fare? Ovviamente lo dobbiamo aggiungere. Io vado dal negozio di ricambi auto, maggiormente moto, perché si tratta di uno scooter, e gli dico: mi dai un olio 10W30 o 10W40 come questo. Questo ha specifica MA2. Io questo, uso questo, va benissimo. Comunque io ve lo linko sotto nelle descrizioni. Se lo volete comprare, potete comprarlo voi direttamente e ve lo fate arrivare a casa. Se comprate questa scatola, in genere sono quasi tutte uguali. Qua sopra, come si apre? Io alzo la linguetta, questa qui è attaccata, e tiro, ecco, e esce il beccuccio. Questo beccuccio è comodissimo perché fa sì che noi possiamo andare a mettere l'olio senza far cadere tutto. In genere cade sempre tutto, Allora, eccolo qua. Questo è il becco aperto. In base alla marca di olio possono essere più grandi o meno grandi. Poi vado in cucina a casa e prendo l'imbuto. Diciamo, è meglio non utilizzare l'imbuto di casa. Comprate un imbuto, che ne so, da qualsiasi negozio per la casa, cinesi. Come fa Erika? Prendete un foglio di carta e la arrotolate. Facciamo così. Dobbiamo mettere... Questo è troppo grande e il rischio è che si ferma tutto qui. Allora dovremmo tenere un po' su in alto. Poi faccio così e ne metto un po'. Ora io non lo metto perché il mio già c'è. Riprendo la mia stecca o misurino dell'olio, pulisco, controllo.
e vedo come sta messo. Io devo andare avanti fin tanto che l'olio si trova a metà di questa punta. Vedete che la punta è tutta con delle linee fatte apposta per trattenere l'olio. Pulisco. Se non è arrivato, continuo. Metto l'imbuto, verso un po' d'olio, ma poco, non tanto, un po' alla volta. Qui abbiamo anche la misura, meno di 100 ml, 50 ml a volta, proprio mezza tacca a volta, dobbiamo andare piano, anche perché non ne dobbiamo mettere di più, dobbiamo arrivare precisamente a metà. Ovviamente se sta al massimo non succede niente, l'importante è che l'olio non arrivi qui sopra. Ok, quando abbiamo finito, mettiamo l'asta, avvitiamo piano piano, così leggero leggero, deve entrare facilmente, non bisogna forzare. Se si vede che non entra all'inizio significa che abbiamo preso male la filettatura. Il tappo non va stretto tanto, non va stretto a morte, cioè fin quando arriva, ok, arrivato. E così abbiamo finito, abbiamo controllato, l'olio è ok. Il controllo dell'olio lo possiamo fare anche quando siamo per strada. Quando ci pare, basta semplicemente un fazzoletto. Se ci accorgiamo che l'olio non c'è, andiamo subito da un negozio di cambi auto, un benzinaio, un grande supermercato, ormai ce l'hanno tutti. Anche se non trovate questo 10W40, comunque compratene uno e mettetelo, perché camminare senza olio è pericolosissimo. Rompete tutto. Io ho questo, ci metto questo, sto qua, ci metto questo. In genere si va dal benzinaio, che tutti quanti i benzinai ce l'hanno l'olio. Ti dici: senti, me lo metti? Dici: però l'asta non la devi avvitare, perché se no me ne metti di meno. Quindi lo fate vedere questo video, ti vedi come si mette, metti e leva senza avvitare. L'SH300 non si avvita, l'SH150 non si avvita. Ok ragazzi e ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Se pensate che il video vi servirà in futuro, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace un imbuto per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. È stato facile, no? Facilissimo, facile, facilissimo. È stato facilissimo! Facilissimo, facilissimo. Che ci vuole? Possiamo fare tutto, anche mamma. Va fatto, tutto, dobbiamo fare tutto, va fatto.